Il 6 luglio del 1970 si riunì per la prima volta il Consiglio regionale dell'Abruzzo a seguito della riforma che istituì le regioni e quindi questa volontà di differenziare la capacità decisionale sui territori. Sono trascorsi 50 anni, ricordo che in quell'occasione non si riuscì però ad eleggere il Presidente del Consiglio regionale, che poi venne eletto in una seconda seduta che si tenne il 18 luglio al Forte Spagnolo, perché era il momento dei moti sulla scelta del capoluogo regionale tra L'Aquila e Pescara. Questo vi fa pensare quanta storia ci sia in mezzo da raccontare della nostra regione e della nostra nazione, perché è un anniversario, 50 anni dell'istituzione delle regioni, che riguarda tutta l'Italia. Questa storia la dobbiamo raccontare. Non ci è stato possibile farlo ora perché i noti problemi legati all'emergenza Covid, alla impossibilità degli assembramenti e dell'organizzazione delle manifestazioni, ma vogliamo farlo avvalendoci del nostro archivio, avvalendoci dell'associazione degli ex consiglieri regionali presieduta dal dottor Fanfani, che è qui. Vogliamo raccontare nelle scuole cosa sono state le regioni e cosa è stata la Regione Abruzzo, e vogliamo capire, imparando da questi 50 anni di storia, come dobbiamo trasformare l'istituzione regionale, cioè come renderla più vicina, più efficiente e più coerente con i tempi che stiamo vivendo. Io traggo della mia esperienza in Consiglio regionale una positiva attività. Certo, non tutto quello che si poteva fare è stato fatto, ma molto di più di quello che si racconta di buono è stato fatto dalle regioni. Anche in questa emergenza mi pare che i presidenti di regione, che vengono chiamati così in maniera un po' superficiale governatori, abbiano comunque rappresentato un punto fermo. Il nostro Consiglio regionale si è riunito, come sanno i miei colleghi Sant'Angelo e Bocchino, con me per volontà dell'Ufficio di Presidenza proprio durante i giorni più duri della pandemia, per approvare norme che dessero speranza. Insomma, le regioni sono istituzioni importanti di raccordo con gli enti locali, che devono vivere in maniera più ordinata il rapporto con lo Stato nazionale. Intanto racconteremo con una serie di eventi e, ripeto, di confronti nelle scuole, cosa sono stati questi 50 anni di storia abruzzese. Quindi, con la riapertura delle scuole, una volta che si saranno sistemate tutte le difficoltà organizzative che inevitabilmente ci saranno per garantire il distanziamento, diciamo nella parte autunnale di quest'anno, prima delle festività natalizie, abbiamo intenzione di fare queste attività, anche di riuscire a rintracciare un'opera d'arte da posizionare ovviamente qui all'Aquila, nella sede del Consiglio regionale, che è la nostra istituzione di riferimento, nella città che è il nostro capoluogo di regione, che noi amiamo e vogliamo vedere rinascere completamente, una opera d'arte che appunto ricordi questi 50 anni di storia abruzzese.